tutti i presupposti ideologici su cui si fonda il nostro reportage sono falsi. Il caffè. Bologna ad agosto. Cioè, secondo me non ha molto senso. Dove le trovate altre ragazze così? Mi guardo da fuori, mi vedo, so di essere un po' scottata. Una delle tecniche di ripresa di Flash Giovani è proprio questa. Mi sento molto meno al disagio di quando ci vengo quando è piena, perché mi ricorda il periodo dell'università e quindi mi rattristo. Tu come mai sei qui ad agosto? Io sono qui ancora per qualche giorno per lavoro ed è la prima volta che resto così tanto a Bologna. Di solito come passi il tuo tempo libero? Ti piace oppure preferiresti essere altrove? Poco tempo libero, però in realtà mi piace, no, va bene anche qua. E anche se c'è il deserto, forse è anche piacevole certe volte il deserto, anche stamattina, insomma, poco traffico, poca gente in giro, va bene. Cosa ci fa lei qui seduta da sola a Piazza Verdi? È un'esperienza veramente interessante avere tutto questo pavimento per me. Quasi non vedo vetri. È una sensazione incredibile, come Cristoforo Colombo che vede per la prima volta gli orizzonti di una nuova terra. Questa distesa di pavimento completamente vuota. Le gioie di Piazza Verdi ad agosto. Lavoro nel settore turistico, quindi devo stare qui d'estate. Secondo me Bologna d'estate è molto tranquilla. Perciò la preferisci addirittura la Bologna invernale oppure no? Diciamo che va bene il fatto che ci sia questa distinzione inverno e estate. L'estate per prendere fiato, l'inverno un po' per sfogarsi, divertirsi di più. Continuiamo ad esplorare questa Bologna deserta. Ci regala grande pace e un forte senso di disorientamento. Come ti vedi tra 10 anni? Tra 10 anni, bello. Come mai siete a Bologna d'estate? Beh, perché le vacanze costano. Sì. Lo studio, le vacanze che costano, i soldi che non ci sono, insomma, queste cose qui. Volevo fare una cosa senza troppi rischi, nel senso più o meno conosco la città. Poi avevamo da usare una smart box. Io preferirei Bologna in inverno, assolutamente. La città è vivibile, nel senso le cose da fare ci sono, i posti ci sono. Mi piace un sacco il cinema all'aperto. I colloqui di lavoro ad agosto sono un sottocapitolo dell'argomento colloqui di lavoro, che è materiale drammaturgico per un libro molto denso, perché davvero ho incontrato una galleria di facce veramente poco raccomandabili nella mia vita. Ad agosto la situazione degenera ancora di più, perché queste persone con cui ti interfacci addirittura sudano. Non solo ti propongono di essere sottopagata, ma sudano. Per descrivere Bologna d'estate, calda, però sarebbe troppo banale. Vuota. Calda. Molto calda, molto. Oh, allegra. Penso letargo. Okay. Io sono in un vortice di malinconia, sì, pace. Devo dire che questo agosto mi distrugge.